Sapevate che in Italia soffrono di disturbi della tiroide oltre 6 milioni di persone? E saremo tutte donne! In realtà sempre di più anche gli uomini. Tra le donne, che sono la maggioranza, il 10% manifesta disturbi alla tiroide soprattutto dopo la gravidanza. Come fare prevenzione e come migliorare lo stile di vita in caso di ipotiroidismo o ipertiroidismo? Nel video di oggi voglio condividere con voi 5 consigli che ho imparato in quasi 30 anni di esperienza come naturopata e che oggi la scienza conferma, e sono felice di questo. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace e tanti nuovi video. 1. Alimentazione. Come diceva Ippocrate, padre della medicina e grande naturopata, fa che il cibo sia la tua medicina. I cibi migliori per la tiroide sono le proteine vegane, i cereali integrali e senza glutine, le verdure a foglia verde e la frutta. Da evitare piuttosto carne, affettati, latticini e solanacee perché tendono a infiammare l'organismo. Soia e crucifere consumate in eccesso non sono indicate per chi soffre di tiroide, ma se consumate con moderazione vanno bene. 2. No a fumo e alcol. Secondo uno studio pubblicato sull'autorevole rivista Epidemiology, il consumo di fumo e alcol aumenta il rischio di tumore e disfunzioni della tiroide. La nicotina e l'alcol disturbano la proliferazione delle cellule tiroidee e l'equilibrio ormonale. 3. Lo sport, bene, favorisce la salute di tutti gli organi, tiroide compresa. In caso di ipotiroidismo, l'allenamento deve aumentare la massa magra e i muscoli. Deve essere breve e non intenso. Prima di vedere gli ultimi due consigli, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, condividete, mettete like e sostenetemi nel mio lavoro di divulgazione abbonandovi al canale. Info in descrizione, dove metto anche il link ai miei libri, ebook e playlist. 4. Ormoni e benessere. La tiroide è responsabile della velocità del metabolismo, della regolazione della temperatura corporea e del consumo di grassi e zuccheri. Per questo le abitudini, l'alimentazione, l'attività fisica devono tenere conto di eventuali disturbi a quest'organo per poter vivere uno stile di vita ottimale in tutto. 5. Attenzione ai dosaggi. Tenete sotto controllo gli ormoni della tiroide, anche se assumete gli ormoni tiroidei, perché non solo la carenza crea disturbi, ma anche l'eccesso. Per esempio, ipertensione, tachicardia e alterazione del metabolismo del calcio. Se volete sapere come la naturopatia può dare una mano a mantenere l'equilibrio della tiroide, contattatemi per un coach personalizzato di salute naturale dal link qui sotto. Con questi 5 consigli sarà più facile fare prevenzione per la tiroide e vivere meglio se avete già qualche disturbo. Questo argomento è molto importante e farò presto altri video. Stay tuned e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati ogni nuova uscita. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!